Salve a tutti ragazzi e benvenuti finalmente in questa teoria Pokémon dedicata alla beta di Pokémon Verde. Prima di iniziare, oltre a chiedervi il mi piace che altrimenti ve lo dimenticate, vi informo che se mi vedete diverso dal solito è perché non ho gli occhiali, visto che ho notato che fanno un po' di interferenza con il green screen dietro. E insomma, per questo video tenterò di toglierli, poi vedrò se mi piace o no la mia faccia e nel caso vedrò di trovare una soluzione. Fatta questa intro, che era semplicemente per avvisarvi della cosa, direi di iniziare con il video in questione perché sarà davvero un lungo viaggio. Ora cominciamo a chiarire un attimino con calma da dove è venuta fuori questa ROM. Si tratta di una versione demo di Pokémon Verde non ufficiale, ma ricavata da dei ragazzi che hanno utilizzato come fonti gli assets iniziali di Pokémon Verde, che sono stati forniti da una fonte anonima che è accertata come attendibile. Per chi non padroneggiasse la terminologia, gli assets sono sostanzialmente delle parti di gioco, degli elementi del gioco, delle mappe, degli sprite, dei dati, degli stralci di dialogo. Insomma, tutte queste cose qui. Si tratta dunque a tutti gli effetti di una ROM in cui il team sviluppatore cerca di riprodurre una ipotetica demo di Pokémon Verde. Siccome però il team ovviamente ha dovuto fare un lavoro di reinterpretazione degli assets forniti per riuscire a ricavare una ROM che sia degna di essere chiamata tale, la teoria di oggi si baserà non sulla ROM creata da questi ragazzi, ma più che altro sulla cartella che hanno fornito contenente gli elementi da cui hanno tratto spunto. E se volete spulciare meglio il contenuto di questa cartella, vi lascio il link per scaricarla qui sotto in descrizione, così vi divertite. Detto ciò, passiamo alla teoria vera e propria, partendo però da un presupposto di fondo. Dopo aver setacciato in lungo e in largo questa cartella, sono giunto alla conclusione che, contrariamente a quanto mi aspettavo, questa non contiene gli elementi di una demo effettiva di Pokémon Verde, ma contiene vari aspetti, vari assets per l'appunto, che sono stati utilizzati durante lo sviluppo del gioco e che alla fine hanno incontrato destini diversi. Alcuni sono stati eliminati totalmente, altri sono stati semplicemente modificati e altri sono rimasti integri fino ai giorni nostri. È dunque molto difficile interpretare correttamente il momento in cui un singolo asset è stato creato all'interno del processo creativo, se non fosse per alcuni dettagli che ci possono aiutare sicuramente a ricostruire il processo creativo di Pokémon Verde, che è l'intento di questo video, seppur in maniera tutto sommato ipotetica e non certa. Detto ciò, direi di dare inizio al nostro trip. Innanzitutto ci conviene identificare due fasi del processo creativo che stiamo andando ad analizzare e che sono riscontrabili all'interno della cartella. Per farlo analizziamo semplicemente uno dei dettagli che più ha colpito di questi assets, ossia lo sprite originale del giocatore principale. Nella sua primissima versione, infatti, Rosso si mostra non come il ragazzino che tutti conosciamo, ma come un uomo adulto, muscoloso e con una frusta al suo seguito. Dettagli questi che però, già a partire dalla seconda rielaborazione del personaggio di Rosso, scompaiono nel nulla. Questo assets, a mio avviso, ci suggerisce due cose. La prima è che inizialmente il concetto di Pokémon voleva essere un concetto molto più violento e non basato sull'amicizia come lo conosciamo oggi. Un gioco, per intenderci, in cui gli allenatori sono letteralmente dei domatori di Pokémon che li comandano a suon di frusta. La seconda cosa che però ricaviamo da tutto ciò è che a un certo punto, per la verità abbastanza iniziale del processo creativo, questa pista è stata abbandonata in favore di un design sicuramente più dolce. Questo è dovuto sicuramente al fatto che Pokémon dovesse ambire, per le logiche del tempo, ad un target non di giovani ma di giovanissimi, e che quindi un gioco eccessivamente violento sicuramente non avrebbe fatto la stessa impressione che poi Pokémon ha fatto. Ma allo stesso tempo credo che la motivazione sia anche da ricercare in una sorta di difficoltà che Game Freak può aver trovato a gestire una trama di tipo decisamente diverso da quello che ci aspetteremmo. In che senso? Prendiamo due personaggi che non hanno mai visto la luce se non in questi assets. Sto parlando del capo della Sylph, che non è il presidente che noi tutti conosciamo, ma è un personaggio a sé stante con una classe allenatore e dunque affrontabile a livello teorico nel gioco, e di Jack, una sorta di allenatore robotico sul quale, a parte il nome, si sa veramente pochissimo, se non nulla. Entrambi i personaggi sono stati mantenuti all'interno del gioco per un buon periodo, come si evince dagli assets che vediamo, ma senza essere sviluppati al di là del loro sprite, senza cioè, ad esempio, avere un team ad essi assegnato, venendo poi in seguito rimossi dal gioco finale. Questa situazione è davvero molto curiosa, perché questi due personaggi sono gli unici all'interno di tutti gli assets ad aver ricevuto questo trattamento. Sono stati evidentemente sviluppati molto nel loro ideale contributo alla trama. Uno è addirittura il capo della Sylph, ma non hanno mai ricevuto un team effettivo, il che è strano visto che comunque sono allenatori e il team dovrebbero avercelo. Per intenderci, alcuni allenatori che poi abbiamo conosciuto con un team totalmente diverso, come Agatha, all'interno di questi assets presentano sì
sin da subito un team comunque in fase approssimativa, ma comunque un team. Ho come la sensazione che Game Freak per questi due personaggi avesse ben chiaro il ruolo che avrebbero dovuto svolgere, ma abbia avuto qualche problema nel riuscire a farcelo stare all'interno di una trama più generale, lasciando purtroppo questi due personaggi che non conosceremo mai al loro destino di oblio. Cosa sappiamo ancora su questi personaggi? Riguardo Jack, in realtà non sappiamo praticamente nulla, se non il fatto che il suo legame con la tecnologia lo collega alla Sylph. Inoltre pare che il suo nome giapponese faccia riferimento ad un quartiere tecnologico di Tokyo, ma le fonti in questo caso sono parecchio in disaccordo. Molto più interessante è invece lo sprite del capo della Sylph, che è uno sprite ben noto al mondo Pokémon, perché ad oggi lo conosciamo come lo sprite di Blaine, che in questi assets è sostituito da una sorta di soldato che ironicamente va ad aggiungere ulteriori elementi alla famigerata guerra di Kanto, che non vi andrò a ripetere perché basta. Ora, è molto curioso che il capo della Sylph sia effettivamente uno scienziato, peraltro la sua posizione all'interno degli assets ce lo fa percepire quasi come una controparte di Hawk venendo esattamente dopo di lui. Ma a parte questo fattore che ci tornerà utile più avanti, quello che è interessantissimo notare è che gli unici due personaggi che hanno ottenuto questo trattamento, che sono cioè stati sviluppati concettualmente ma non hanno mai avuto nessuna applicazione pratica, sono anche gli unici due personaggi di rilievo collegati alla Sylph SPA. A questo punto è logico pensare, a mio avviso, che la Sylph avesse almeno inizialmente nelle idee di Game Freak un ruolo predominante all'interno della trama di Pokémon Verde. Non solo, ma essendo questi due personaggi affrontabili, che fosse verosimilmente un secondo nemico oltre al Team Rocket. Team Rocket che peraltro rimane all'interno della demo e di cui parleremo più avanti. Abbiamo parlato di un ruolo della Sylph all'interno della trama, ma quale ruolo esattamente? Per immaginarlo, ovviamente in questo caso dobbiamo andare di speculazione. Nei giochi Fatti e Finiti, a dire il vero, indizi sulla malvagità della Sylph ci sono. Alcuni suoi scienziati sembrano infatti appoggiare apertamente e senza particolar pudore il Team Rocket, ma a parte questi fattori qua, credo che sia importantissimo ricordarsi che cos'è la Sylph, tutto sommato. È in primo luogo un laboratorio dove degli scienziati sviluppano nuove tecnologie, come ad esempio la Master Ball, o comunque in generale prodotti per gli allenatori. Ora, il nostro capo della Sylph è poi diventato Blaine, capopalestra dell'isola Cannella e strettamente collegato agli esperimenti su Mewtwo. Esperimenti che, lo ricordiamo, sono avvenuti nella villa Pokémon dell'isola Cannella, che peraltro in questa demo riceve un restyling esterno che la fa sembrare molto più laboratorio abbandonato di quanto non sia nei giochi finali. Avrete capito però a questo punto dov'è che voglio andare a parare. Nella versione che conosciamo tuttora e che è confermata da film, manga e quant'altro, gli esperimenti su Mewtwo sono stati finanziati dal Team Rocket, che aveva l'intenzione di impadronirsene, fallendo poi a causa del suo strapotere. Ma è logico che Mewtwo sia stato creato da degli scienziati e che gli unici scienziati della regione di Kanto siano gli scienziati della Sylph è un fatto incontrovertibile. Il collegamento tra questo scienziato che oggi identifichiamo come Blaine e la Sylph SPA riunisce quel tassello che lasciava il mistero di Mewtwo nella più totale oscurità. Ora possiamo finalmente sostenere con una coerenza che prima non avevamo che Mewtwo è stato, almeno nelle idee originali di Game Freak, progettato dalla Sylph SPA, creato dalla Sylph SPA e avrebbe dovuto essere un Pokémon della Sylph SPA, senza che il Team Rocket avesse nessun ruolo nella sua creazione. Sarebbe stata la Sylph SPA nelle idee originali, indipendentemente dal Team Rocket, con le proprie forze e la propria tecnologia, a creare da zero Mewtwo e probabilmente a impadronirsene per controllare la regione di Kanto. Credo che il motivo per cui questo abbozzo di trama sia stato scartato sia dovuto, a parte per le questioni di marketing, alla difficile compatibilità tra gli scopi del Team Rocket, quelli della Sylph e quelli del giocatore, in generale a livelli di trama. Tanto per intenderci, la Grotta Celeste in questi assets non risulta come Dungeon di Mewtwo, ma è denominata Bird Dungeon, cioè letteralmente Dungeon dell'Uccello, che se da un lato potrebbe confermare la presenza originaria di Moltres in questa grotta, dall'altro rivela il fatto che Mewtwo in quella grotta non ci dovrebbe essere stato. Il resto è stato creato alla Villa Pokémon e non nella Grotta Celeste. Verosimilmente, nelle idee di Game Freak, Mewtwo avrebbe dovuto essere quel boss finale da affrontare insieme al capo della Sylph e che avrebbe concluso la trama della prima generazione. Probabilmente però questa idea di trama non ha mai convinto più di tanto, visto che non ha mai trovato un'applicazione effettiva nel gioco, e per motivi che probabilmente sono difficili da spiegare, legati al processo creativo, è stata scartata. Ma un momento, ho detto che l'ultimo atto della trama della prima generazione sarebbe stata la battaglia con Mewtwo e il capo della Sylph SPA, ma in tutto ciò la Lega Pokémon
Pokémon che fine ha fatto? Beh, il video è ancora lungo. Preparatevi. Prima di approcciare questo discorso ci conviene però archiviare una volta per tutte il caso Team Rocket. Nella trama ipotetica che abbiamo descritto fino adesso, quale sarebbe il loro ruolo? Innanzitutto, se tacciando gli assets, si nota che Giovanni, il capo del Team Rocket, ha dei livelli molto bassi, compresi all'incirca tra quelli di Sabrina, quelli di Koga e quelli di Erika. Ciò vuol dire che anche in questa trama il ruolo del Team Rocket si sarebbe esaurito verosimilmente tra la quarta e la sesta palestra. Ovviamente poi Giovanni riapparirà con dei livelli più alti, ma solo in qualità di capo palestra di Smeraldopoli e non più di capo del Team Rocket. Non sembrerebbero esserci modifiche sostanziali, eppure il fatto che la Silph rappresenti un nuovo nemico in questa ipotetica trama mi spinge a pensare che l'avventura di Team Rocket non sarebbe finita alla Silph, ma in un altro luogo. Un luogo del quale, e ora con gli assets lo possiamo dire, Game Freak aveva pensato uno sviluppo molto più ampio di quello che conosciamo. Sto parlando della torre Pokémon di Lavandonia. Questa infatti negli assets presenta ben 7 piani e addirittura, pensate un po', un ascensore. Mentre la città, almeno inizialmente, sembra avere una zona aggiuntiva al di sotto della torre, dove in Pokémon Oro e Argento si trovava il cimitero di Mr. Fuji. Considerando le dimensioni molto più ampie della torre e considerando il legame che ha col Team Rocket, possiamo provare a dire, senza avere pretese di verità, che l'avventura del Team Rocket si sarebbe conclusa in quella torre prima di arrivare alla Silph. Ma siccome a mio avviso il collasso di questa trama originale è legato all'incompatibilità tra Team Rocket e Silph, è anche possibile che non sia stato pensato effettivamente un collasso del Team Rocket e che semplicemente si sia voluti ripartire da zero, quindi questo discorso rimane un po' sospeso. E ora parliamo di Lega Pokémon finalmente. Dove è finita in tutto ciò la Lega Pokémon? Analizzando gli assets sono arrivato alla conclusione mia personale che nelle idee originali di Game Freak la Lega Pokémon come la intendiamo oggi non fosse presente. La trama infatti sarebbe stata incentrata non tanto sul divenire campione quanto sullo sconfiggere Silph e Team Rocket, con particolare riguardo verso la prima. E infatti se osserviamo gli assets originali, cioè del primo prototipo della ROM, veniamo a scoprire che Super 4 e Capipalestra sono stati sviluppati dopo. Addirittura al posto di alcuni di essi troviamo dei personaggi sicuramente molto più anonimi, ma che probabilmente avrebbero avuto un legame più intrinseco e più diretto con la trama stessa. La Lega dunque, almeno in una prima fase, non esisteva. La presenza di tre elementi però, che sono lo sprite del rivale che poi è stato utilizzato come sprite del campione, la squadra di Hawk, che rimane comunque il personaggio col team più forte dell'intero gioco, e una particolare mappa in cui sembra vedersi un podio con un primo posto, fanno suggerire che forse la Lega Pokémon c'era, ma non come la intendiamo oggi. C'era forse un torneo, un po' come vediamo nel manga, in cui, almeno nelle idee iniziali, ci sarebbe stata una sorta di competizione che avrebbe visto il personaggio giocante misurarsi sia con il proprio rivale raggiunta la massima potenza, che soprattutto con il professore Rock. Il tutto, verosimilmente, visti i livelli dei due, dopo aver completato questa ipotetica trama principale legata alla Silph. La Lega vera e propria, cioè come la conosciamo noi attualmente, viene fuori nel momento in cui Game Freak cerca di cambiare la trama che aveva inizialmente impostato per questi giochi. Dovendo dare uno scopo nuovo alla trama che non fosse quello che era stato scartato, vengono istituite le figure dei Capipalestra e dei Super 4 per creare quel complesso che oggi conosciamo come Lega Pokémon. Qui entra però in gioco uno degli aspetti più strani ed ambigui che ho trovato all'interno degli assets di questa ROM. Pare infatti che la Lega Pokémon non fosse inizialmente all'Indigo Plateau, ma pensate un po', alla Silph SPA. Tanto che la Silph SPA non sembra neanche esistere, chiamandosi invece Silph League, quindi Lega Silph. Le mappe mostrano come nei vari piani della Silph vi siano dei dungeon da superare, che per la verità alcuni sembrano essere dei riciclaggi palesi di mappe già utilizzate in altre frazioni di gameplay. Sale che poi, se superate, avrebbero portato a quella stanza che oggi identifichiamo come la stanza di Lance dell'Indigo Plateau, in cui i Super 4 si sarebbero trovati riuniti insieme al campione per affrontare il giocatore in una sorta di battaglia finale. Nell'assets troviamo anche Hawk, che sinceramente con tutta onestà non riesco a interpretare in quella posizione. Forse sarebbe stato affrontabile anche lui nella Lega? Forse sarebbe stato effettivamente lui il vero campione? Non lo so, in questa posizione è davvero difficile dirlo e non mi sbilancio in varie previsioni. Secondo la fonte anonima che ha fornito questi assets, e che ci tengo a precisarlo, è sicuramente attendibile, la Lega Pokémon si sarebbe spostata in una fase estremamente conclusiva del
processo creativo all'Indigo Plateau, rimanendo fino a un certo punto molto avanzato del processo all'interno della Sylph. Solo sul finale questa sarebbe stata spostata all'Indigo Plateau, precedentemente sede di quel torneo di cui abbiamo parlato, e la Sylph sarebbe stata restaurata semplicemente svuotandola di quello che era il suo contenuto di trama importante e relegandola a semplice azienda produttrice di materiali per gli allenatori, funzionale tra l'altro solo come dungeon finale riguardante il Team Rocket. E con questa ultima precisazione fatta abbiamo concluso quella che è stata una sorta di ricostruzione approssimativa del processo creativo che ha portato alla creazione del primo gioco Pokémon. Ovviamente stiamo parlando di ipotesi, sia chiaro, è molto difficile andare effettivamente a dare conclusioni certe con i materiali che abbiamo, ma del resto è quello che ci piace fare. Di certo immaginarci una Lega diversa e un Blaine connesso alla Sylph e a Mewtwo che dà un senso a Mewtwo stesso svela molti misteri e collega molti punti, primo tra tutti quello di Mewtwo che è sempre rimasto avvolto da un alone di mistero. Ci riporta anche al manga e a quella Lega Pokémon così diversa da come l'abbiamo conosciuta nei videogiochi, eppure così simile a quella che abbiamo descritto oggi. Sarebbe stato molto interessante, io credo, vedere un gioco simile, vedere un mondo Pokémon più violento, un mondo Pokémon non basato su amicizie e su amore. Sarebbe stato bello vedere una trama più impegnata, eppure credo che la scelta di Game Freak di addolcire il gioco sia stata una scelta vincente. Una mossa che, abbandonando la logica della sottomissione, ha permesso al gioco Pokémon di essere attrattivo verso quel pubblico che poi siamo stati noi da ragazzini, un pubblico di bambini che sicuramente non si sarebbero trovati a loro agio nel vivere un'avventura in un mondo del genere. Con ciò abbiamo sicuramente perso dei pezzi di trama che sono rimasti in vari rimasugli all'interno dei giochi finali, abbiamo sicuramente perso l'occasione di vedere un mondo diverso, ma abbiamo anche, credo, guadagnato l'occasione di vedere tanti mondi Pokémon diversi. Mi piace pensare che se abbiamo perso molto in un gioco, abbiamo guadagnato altrettanto in tutti gli altri giochi che sono venuti, e che probabilmente se Pokémon avesse seguito quella logica della sottomissione di cui abbiamo testimonianza con questi assets, non avremmo avuto. Passare da quella trama intricata legata alla Sylph e a Mewtwo è sicuramente più pesante, nonché più impegnativa, ad una versione più dolce del mondo Pokémon ha permesso al gioco di diffondersi come si è diffuso, ha permesso a noi bambini dell'epoca di avvicinarci al gioco e ha permesso al brand di avere il successo che ha. Di conseguenza ha permesso anche i giochi che abbiamo visto in futuro. E dunque, se comunque ha senso lamentarsi o comunque recriminare dei pezzi di trama che ormai sono andati perduti, forse dovremmo anche considerare quello che ha permesso la crescita di questo brand e accontentarci magari non di conoscere la trama precedente al gioco stesso, ma di interpretarla come abbiamo fatto quest'oggi. Detto ciò, io credo che questa sia la teoria più lunga del canale, spero che vi sia piaciuta, se è così ovviamente vi invito a lasciare un mi piace, un commento e un'iscrizione al canale. Mi raccomando, fatemi sapere la vostra opinione qua sotto con un bel commento riguardo alla teoria, e se avete delle osservazioni riguardo agli assets, che vi ricordo sono in descrizione, fatemi sapere. Vi invito ovviamente come al solito a passare dai social per rimanere sempre aggiornati sull'attività al di fuori del canale e a premere la campanella per ricevere ogni giorno i feed. Detto ciò ragazzi, io sono esausto perché è stata una registrazione lunghissima e noi ci becchiamo in un prossimo video.